È tornato scritto ciao Dani. Sono il tuo doppelganger. Ah, che faccio? Neanche solo tu cucini in accappatoio. Sappi che la mia mochetta è solo. Sai perché? Sai perché? Perché adesso sono sicuro che loro le piacerà un sacco. Le magliette non voglio ungerle. A torso nudo mi faccio male. È più bello per il video. Non prendi una, cosa devo fare? È più bello per il video. Rieccoci qua con un nuovo episodio di... Come si chiama poi? How I Met Your Chef. How I Met Your Chef. Abbiamo qui il nostro chef Dadok alle prese con i dadetti di pancetta. Perché che ricetta sta preparando? Una matriciana. Bucatini, rigatoni, spaghetti, cosa ti prepara di buono? Bucatini, attenzione, bucatini alla matriciana. Quindi ricapitolando, a che punto siamo adesso? Abbiamo appena iniziato, buono. Ha messo l'acqua a bollire, guardate quante bolle che fa. La pancetta l'ha messa in su questo coso strano, con cosa? Olio e basta. Allora ce l'olio. E qua ci sembra una bella ricetta, complimenti. Sembrano un'impronta di un qualche animale. Giudice Lanini, buonasera. Avrò bisogno di una cosa perché... No, mi tagli, oggi non oggi... Pigiama. Avrò bisogno di una cosa. Perché Roberto Alti, salve, saluti. Questa sera non voglio prendere solo la responsabilità dell'insipidezza. Perché visto che abbiamo sale fino, dov'è? Qua sale fine non grosso, proprio mi dà una mano. Okay, ora. Andava bene quella di ieri come sale. Ora sono in divisa. Ora in divisa il nostro giudice. Cercate di rimanere concentrati sul cibo, non sul bellissimo Davide con la cappuccia. C'è un aneddoto dietro tutto questo. Guardate qua. C'è un aneddoto. C'è un aneddoto dietro tutto mi questo. Mi dica giudice. Dopo la prima prova l'ho trovato che stavo andando al parcheggio, stavo andando alla mia macchina, l'ho trovato a pregare lì sotto. Prego, un'altra possibilità. Sì, che dopo l'ultima, insomma, non so, forse non lo sanno tutti perché abbiamo chiuso purtroppo per motivi di budget appunto la puntata in anticipo. Beh, di budget anche per evitare il morto in diretta. Sì, però insomma. E... è successo appunto un disastro, cioè la pasta, aglio, olio, peperoncino e tonno è diventata aglio, peperoncino, olio, peperoncino, tonno e peperoncino e ancora un po' di peperoncino. E pasta insipida, tra l'altro. Cioè. Ma neanche tanto, dai. Uno che cucina con l'olio fino. Non l'olio? Con l'olio fino? Col sale fino, Comunque, quanto spriccia l'olio. Ho sentito. Qua arriva un sacco. Ma tienilo basso il fuoco. No, se no ci metto un sacco a... Vabbè, ma il grande chef lo tengo tutto basso. Fatti lavare te, Bertolino. Perché deve fare tutto piano. Il sì, ma è la migliore. I grandi chef cucinano un sacco di tempo. E non con quella accappatoio. E non con quella accappatoio. Esatto. Hanno il grembiule. Io ho l'accappatoio. E beh, stiamo parlando con uno che pensa che il cappatoio sia come il grano blu. Comunque l'aneddoto era, l'ho trovato lì che stava pregando, chiedeva. A me mi serviva 5 euro per la benzina, ho detto, senti, dammi 5 euro e ti faccio fare un'altra possibilità. E mi ha dato 5 euro. Sì. Per benzina? Purtroppo c'ho il motorino, però dalla macchina. Infatti c'è un problema, era 50. C'era un motorino su macchina perché ha un pick up. Pegava un pick up, allora mi serve il motorino, dammi 5 euro e siamo a posto. Ecco. Allora, 5 euro e quindi per forza devo dare una seconda possibilità e soprattutto non volevo cucinare oggi, perciò. Però le povere... Abbiamo catturato due oche con una retina. Io ho due piccioni con una fava. Sì, ma io sono un po' più per la mia. Un po' più meno mainstream, più individualism inside. Indie. Più indie. No, individualism inside. Ah. Per rosolare te viene giusto. Grazie, mi sento contento. L'acqua che bolle ancora. Non posso neanche toccare qua perché non sentivo. Cosa cazzo è stato? Cos'è un colpo? Ti ho dato tutto? Cosa ha fatto lei, giudice? È caduto Ale. Non ho fatto niente, io ero di là, Cosa? Ma sarà caduto Ale, tutto a me mi devi togliere. No, te è la parte più bella, però adesso... Lo so che sono sempre la parte più bella, però non vuol dire che non puoi perché abusare. Lo metto su YouTube, no! Attenzione, momento veramente pericoloso. Bisogna mettere il sale nell'acqua. Quindi, secondo lei la pancetta è quasi pronta? Mi sembra di sì, mi sembra proprio rosolata bene. Perché ha assunto quel tipico colore rosa che è la pancetta rosolata. Il sale, mettiamo il sale. Solo un attimo perché qualche pezzettino ancora un po'.
Se cade il sale è un problema.